Recording Felix Gross in Fumone. Now I speak with Don Enrique, the pastor of the community, who is very sympathetic to the peasantry and tells about the weaknesses of the land reform. The law was not very clear on Mezzatria, and the peasants can work on the land, but they don't own the land. Now they are trying to make arrangements, accords with the landowners in order to straighten this matter out. He says that he was always for distribution of the land to the peasantry since 1948, because la terra deve essere in mani dei contadini, deve esserne in mani chi la lavorano. We continue now the conversation. Quindi, questo è stato sempre il mio pensiero. E d'altra parte, quando si è parlato che sarebbe stata questa legge, io sono stato insomma favorevole. Però dopo l'uscita di questa legge, visto che per me non era giusta, in quanto che lo Stato diceva che i contadini avrebbero pagato la terra, ma praticamente era stata tolta a quelli che la possedevano, però con una fesseria, con un'elemosina, vero? E quindi da parte di questi, perché poi non sono grandi proprietari questi che sono qui in Fumone, ma sono piccoli proprietari che hanno poca terra, 1 ettaro, 2 ettari, 3 ettari, e è venuto il fatto che si sono trovati, avevano anche un qualche cosa per vivere e si sono trovati fuori. Ora l'idea mia era questo, che se lo Stato voleva veramente dare la terra ai contadini, avrebbe o lui stesso riscattato, ricomprato questa terra dai questi signori e poi passata ai contadini, oppure vero, far riscattare dai contadini vero, questa terra a un prezzo più equo, più giusto. Ora io credo questo che sia stata fatta giustamente sì, per amore dei contadini, per amore dei lavoratori, ma più di tutto con la speranza che i contadini passassero dalla parte del governo. Invece che cosa è successo? È successo questo, che questi piccoli proprietari giustamente non hanno votato più a favore della Democrazia Cristiana. E i contadini, quelli che erano comunisti, sono restati comunisti. Ora, se si parla che in Italia sono 500 famiglie di queste, è praticamente il minimo sono 500.000 voti che questa democrazia ha perso, insomma, praticamente questo. Quindi, ecco, la questione mia era questo appunto, o che lo Stato avesse lui risarcito i proprietari e consegnato la terra ai contadini, oppure ero stabilire un prezzo più equo, di modo che è vero, il terreno venisse pagato a un valore a meno medio, non è proprio gettato giù completamente, vero? Perché poi il terreno viene pagato secondo il reddito domenicale della terra del 1939. 1939 moltiplicato per 12. E niente, insomma, praticamente niente, sì. Vengono 6. Secondo questi terreni nostri, secondo il reddito, vengono 50.000, 60.000 l'ettaro, un massimo che possano arrivare secondo questo reddito, l'ettaro potrebbero venire a un centinaio, 120.000 lire, secondo questa legge. 100, centinaio, 100. 100, 120.000 lire.
Quindi non pagano niente. Non pagano nulla praticamente. Il prezzo di, il reddito di 1900, non reddito, il prezzo di. Il prezzo perché il reddito Sì. Reddito si è, quindi praticamente generalmente è basso. di, prezzo di 1939 Sì, moltiplicato reddito del 1900, reddito dominicale del da. Ah. 1939. Reddito dominicale Sì, dominicale del del 1939 1939 moltiplicato 12. per 12. Poi infatti c'è stato già il fatto che qualcheduno ha comprato, ha riscattato questa terra con poco Sì. denaro e poi ha Sì. rivenduto questo Sì, terreno. beh. Ad esempio, so di alcuni che hanno comprato, non so, un ettaro di terra e l'hanno pagato 80.000 lire, l'hanno rivenduto a 700.000 lire. Una cosa. Il volume, per esempio, quella vera che hanno riscattato lì, dice che adesso l'ha ammortizzata, la pentola l'ha fatta pagare sfortunatamente, l'ha fatta pagare. Questo è problema non è, ma sono i tensioni, i conflitti a causa di quello. Si Non ho sente. capito. Sono i conflitti, tensioni fra popolo a Eh causa. sì, c'è, quindi praticamente tra questi piccoli proprietari e contadini che E proprietari, sì. E e questi che hanno la terra. questi che miglioratari, Sì. coloni miglioratari che hanno riscattato a norma di legge, giustamente sono in causa, sono in conflitto. Ma questo si può risolvere in una maniera legale, fra cambiamento della legge? Io per me, noi abbiamo l'ordine dalla Curia a Visco Sì. Ire, quelli che vogliono riscattare, si prende il reddito dominicale moltiplicato 12, poi moltiplicato 5, quindi è un prezzo medio e riscattano. Riscatto. Infatti molti, tanti, tanti hanno riscattato così, La terra della chiesa, della questo Chiesa, interessa, sì. questo voglio scrivere. Hanno comprato, molti hanno comprato. Molti, molti l'hanno comprato, i terreni migliori l'hanno ricomprati tutti, l'hanno riscattati tutti. Sì, Natalino. Dire com'è la legge, Sì. mi è successo questo fatto. C'era un colono miglioratario che ha sposato e se n'è partito per l'America. È stata in America una cinquantina di anni senza tornare e ha lasciato qui la moglie. Quale moglie ha pensato lei, ovvero a coltivare questo terreno, e praticamente tanto è vero che su un registro appunto della parrocchia risulta che questo terreno è intestato alla moglie di questo espatriato, se non che alla vecchiaia se n'è tornato qui. E è venuto, già sapevo io che voleva riscattare un terreno di 23 are circa, con una casupola tutta malmessa, vero, in condizioni
statiche un po' gravi. E venne tornato, venne da me e mi disse che voleva riscattare questo terreno. Io risposi: questo, giustamente ti faccio riscattare, però assieme con tua moglie. Lui mi disse: no, io mia moglie la voglio tirare fuori di casa, cioè voglio divorziare. Allora, siccome c'è una legge che dice questo, che il terreno è di chi lo lavora, praticamente. Quindi solo quello potrebbe riscattare chi lavora il terreno. Ora, in base a questa legge, io ho fatto riscattare la donna. Tanto più che il marito, per tutto il tempo che è stato in America, non ha mandato mai un soldo alla moglie, niente, come se non fosse esistita. E so che questa è dovuta andare a prestazioni di giornata, quindi ha dovuto allevare, ha fatto baliatico 7-8 bambini, e quindi ha fatto riscattare questa persona. Se non che questo espatriato che è tornato e ha preso alcuni testimoni, ha fatto un atto notorio. E il giudice per il momento ha ridato questo terreno a questo tornato dall'America e adesso c'è un conflitto. Giustamente, ecco, per come dico, la legge non è chiara. La legge non è chiara. Non è chiara e questo permette tutti di avere questi appigli, queste cose, insomma. Questo è molto interessante. Si è dovuto uscire. Ma dicono che dovrà rientrare perché poi ci sarà tribunale all'agricoltura e in base a questo, siccome il vecchio non ha lavorato questa terra per tanti anni e l'ha lavorata la moglie, allora verrà riconsegnata alla moglie. Ma intanto deve passare molto Sì. tempo, vero? E quindi spese su spese. La moglie può lavorare adesso, sì. Adesso è in pensione, ma ormai è Rimane, vecchia, sì. ormai, ma siccome l'ha lavorata lei, in Sì, base alla legge dovrebbe sì, essere sì, suo. sì. Lei pensa, padre, che questi scopi che io ho detto, il spostamento dei collettivi al individuali, che questo è vero, che è questo spostamento che ha più interesse, perché prima non hanno avuto dei quattrini, non si poteva pensare della casa nuova, delle altre cose, adesso Sì, hanno. adesso sì c'è questo spostamento veramente, È è quello che questo. penso piuttosto individualmente, insomma, Più veramente. individuale. Sono alcune cose della storia di Fumone che sono soltanto ansillare nel mio lavoro, ma che mi interessano può essere un paragrafo. Si dice che questo era una volta un carcere. La tradizione del popolo è. Dunque, praticamente questo, già dal nome stesso lo può dire fumone, Sì. viene dal latino fumo fumonis. Sì. E praticamente questo risale agli Segnalamento. antichi romani, Sì. che era una vedetta, c'era una vedetta, perché gli Ernici sono stati in guerra con i romani per Sì. 325 anni. Ora, siccome questo è un punto che domina, tutta la pianura e tutta la vallata, da qui si poteva vedere l'avanzata di questi romani Sì. e allora si accendeva di questo fuoco per uscendo il fumo Sì. e metteva in allarme tutti questi paesi ernici qui, intorno per fronteggiare i romani. Questo, insomma, da qui è cominciato questa storia appunto di Fumone. Praticamente poi con precisione non si sa nulla, con Non si sa nulla. precisione no, Sì. solo si pensa che ci sia stato rinchiuso anche Tarquinio Superbo quando fu Sì. scacciato da Roma, che si sia ritirato qui. Quindi praticamente data questa posizione, piano piano si costruì come una piccola fortezza e quindi si allargò sempre più. Insomma.
Fino a tanto che poi, vero, con l'andare del tempo, passò In sotto Medioevo. nel Medioevo, sotto il dominio dei papi, passò Sì. sotto il dominio dei papi, Papi. e allora quindi fecero una roccaforte, vero, di questo stato Sì. pontificio, vero? E dopo la cosa, questo si sa, che dopo la rinuncia al papato di San Pietro Celestino, Sì. vero? Questo santo prima si ritirò sul Morrone, ma poi era seguito da molti fedeli e lui cercava di evitare, vero, questo incontro con i fedeli, e pensò di fuggire in Grecia. Ma mentre era proprio sul mare, nel Sì. mare Adriatico, fu raggiunto dai soldati di Bonifacio VIII, i quali lo presero e lo portarono qui su, a Fomone. Praticamente si dice proprio un carcere vero prigioniero, ma io non credo che sia proprio un carcere vero e proprio. No, non penso che era un No, carcere. richiuso dentro una stanza così, non credo io. Solo magari lui, siccome era eremita, quindi avendo. Si raccoglieva spesso, ovvero in preghiera, abituato sul Morrone, in Sì. queste grotte, ovvero si sia scelta una camera dove, ovvero, attendere alla contemplazione. Ma d'altra parte io credo che sul giardino che c'era pure poteva, ovvero, Sì. uscire, vedere, soltanto non poteva uscire, ovvero, fuori di queste mura, era precedato dai soldati, giustamente questo. Tanto è vero che cosa capitò il cardinale di Cagliari, Baggio, Sì. qui visitando il castello, poi andammo sul giardino, fece, questa è una prigione che mi piacerebbe a me, è vero, per dire la bellezza del Doveva giardino. essere praticamente un soggiorno È un obbligato. soggiorno obbligatorio, insomma, praticamente, vero? Giustamente, siccome era un ex papa, i fedeli avrebbero Sì. cercato tutti di vero, venire, e allora hanno messo le guardie che non facevano entrare nessuno, praticamente, neanche permettevano, ovvero, a San Pietro Celestino di poter uscire, per evitare, insomma, quasi la lotta Sì, tra due papi, insomma, praticamente succede questo. non sono documenti di Fumona, antichi documenti. I documenti antichi, se ci sono, sono Nel Vaticano, anche nel municipio di Fumone, ma purtroppo. anche in municipio, ma non sono. Credo anche nel municipio devono stare dei documenti antichi, antichissimi. Qui nella cosa, nella chiesa, nella parrocchia, non ho nulla, ho Non c'è. cercato Sì, io di. perché questo non è il mio lavoro, ma per futuro sarebbe interessante di trovarlo. Miei amici dicono che ci sono dei documenti sul municipio. È molto interessante comunità. È interessante lo stesso che si sviluppa nella valle, perché Colopardo e altri si vede tutto è nel castello, perché tutto era fatto per difesa, sono Sì, saraceni, sono vero. venuti, si vede il Medioevo qui molto chiaro, era sempre un pericolo della Sì, invasione, e della infatti nell'invasione di Federico Barbarossa, sì. Barbarossa, Federico Barbarossa non cercò di espugnare Fumone, passò oltre. Passo oltre. Eh sì, perché avrebbe perso molto tempo, perché qui basta un sasso per difendersi, insomma. Sì. E si sa chi era qui, chi ha passato, sì. Io Sì, ho una cosa, questo c'è la storia quel proprio. castello praticamente sopra Montelungo, no? Castello di Roccardo, dice che lì appunto abbia soggiornato suo Federico Barbarossa. Ho sentito Sì, ma dire, può essere anche, sì, può essere non so. anche che passando sia mancato, ma qui però non ha tentato di espugnare questa Molto rocca, vero? interessante. Perché sarebbe stata una grande perdita di Sì. tempo, vero? E per espugnarla ci voleva. E una cosa che si può domandare, la famiglia è più piccola che era una volta. Io vedo che si fa, e la famiglia chi era prima che il padre e i figli, tutto era insieme, è un po' indebolita. Sì, Sì. adesso praticamente
Anzitutto come si sposano, si mettono a Sì. fare a parte, è vero? Quindi cominciano una vita familiare per conto loro, questi nuovi sposi. Ma è una solidarietà, eh? C'è una solidarietà. Sì, c'è, rimane, è vero, sì, Rimane. rimane l'amore, verso i genitori, papà, la mamma Non sono vanno. ostilità, No, 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 non c'è no, no, no. quello, No, d'altra parte è anche bene perché, sì. Sì, sa, poi naturalmente. specialmente nelle famiglie dove ci sono due, tre, quattro figliuoli, si Sì. sposa uno, resta in famiglia, poi si sposa l'altro, si comincia, allora vengono le Sì, litigi, è molto. vero. Specialmente non dipende dai fratelli, ma dipende Sì. dalle cognate, è vero che ecco, ormai si sta a capire questo e allora ecco come uno si sposa. Si mette da parte in modo che i genitori non hanno a soffrire per Sì, queste sì. gelosie, Sì, insomma. io penso che meglio così, la cosa importante per me, naturalmente, perché io vedo questo a Nuova York, che non si ha trovato una istituzione chi può fare un spostamento della famiglia, nel senso dei bambini, dove abbiamo le famiglie che sono molto debole, broken family, senza padre. Sono problemi, Ah, sì. sono molto spesso sono problemi. Uno dei problemi che noi non possiamo risolvere sono che noi non possiamo formare la famiglia dove la famiglia non c'è. E quando abbiamo una popolazione transiente, spesso, dove sono le famiglie che sono originate nella schiavitù. La schiavitù era molto dura nel sud. Quando vengono il centro è oggi ancora, è spesso la madre, non il padre, che il padre è non molto forte, non in tutte le famiglie, non si può dire, ma molte, il madre che fa tutto per i bambini e il padre no, in queste famiglie sudiste negre, non molte, dopo, perché la schiavitù ha distrutto tutto. Allora, dove la mamma è buona, è bene, ma dove la mamma non ha interesse nei bambini e il padre no, si può dare tutti i denari, non aiuta, perché l'assistenza è molto forte della cittadina di Nuova York. L'assistenza viene quando sono 6-7 bambini a $600 e più. Questo è 300, più che 300.000 lire. Assistenza sociale, ma non si risolve i problemi, perché il problema è cosa la madre fa con i denari. E sono molto molto buone, ma i problemi difficili per noi sono le famiglie senza padre con molti bambini. Questo è, io penso che sono a Nuova York adesso mezzo milione. Abbiamo sull'assistenza pubblica 1 milione di più, è più che tutta la popolazione di Baltimore. Già sono tradizionali perché sono attaccati a quella loro fede, insomma, bisogna dire questo. Ma anche per il fatto poi si pongono la domanda, ma i bambini che fine faranno? Questo è Questo è il importante. problema. Sì. Che può essere sì, si dà l'uno, si dà l'altro, ma poi se l'altro riprende moglie, quel bambino ha una matrigna o un patrigno e sappiamo noi che questi non sono trattati come i figli che verranno, ecco, è inutile parlare di istituzioni, ma Sì. questo è proprio il problema, loro dove pensano? Ma Conterra, quando io torno a questo problema dell'agricoltura, Conterra non è problema di più che era una volta che questa lotta per la terra, perché lavoro, io penso, io non sono sicuro. Dunque, il problema dell'agricoltura è questo. La vita dei contadini prima era misera, ma era misera appunto perché avevano soltanto quel pezzettino di terra che non era neanche loro e bisogna riconoscere, qui bisogna riconoscere pure, che quei padroni o signori erano degli aguzzini. Erano degli aguzzini. Ecco la reazione dei contadini, è vero, per il riscatto, è vero, per questo qui. E allora praticamente non potevano vivere e la vita era misera, proprio, proprio non so,
molto degradante una condotta di vita. Dopo la guerra appunto c'è stato questo fatto che è vero, innanzitutto si sono cominciati a trovare questi concimi, quindi con i concimi il terreno ha reso di più. Poi sono andati al lavoro fuori, avevano il pezzo di terra ma allo Sì. stesso tempo partecipavano ai lavori dell'industria ed ecco perché la vita economica si è avanzata. Intanto è vero che adesso se ha fatto caso si trovano in campagna case fabbricate migliori di queste che sono in paese, questo Sì, certo è sì. innegabile, ma come l'hanno fatto? Perché un po' rendeva il terreno, altro guadagnavano in queste industrie e quindi avevano, si può dire, quello che è la vesata Sì. e più proprio franca che potevano mettere da parte. Questo praticamente è la ragione per cui questo miglioramento c'è stato, è stato questo qui. Molto grande, quindi, ma come io vedo, io vengo di fuori e io vedo questo miglioramento, Eh è sì, c'è stato spaventoso, appunto per questo motivo c'è stato. sì. Perché per il terreno che loro hanno, siccome è poco ogni famiglia che ha ed è costretta a lavorarla con i mezzi antichi, Sì. non mezzi meccanizzati, perché il terreno non è coltivato soltanto con una coltura, su un pezzo di terra hanno viti, hanno piante di frutta, hanno piante di olivo. E Sì. allora mettere dei trattori lì in mezzo non ce li mettono, è difficile qualche pezzo di terra perché scaverebbe le radici di queste piante e praticamente per non perdere poi Sì. o le viti o l'albero di frutta e fanno o con i buoi o con noi la chiamiamo lavanca Sì, questo è all'interno. molto importante, molto Anche importante. perché molti terreni appunto Poi ci sono. sono terreni che sono sassosi proprio, ecco qualche terreno proprio sassoso è stato abbandonato, appunto perché non hanno più bisogno di lavorarlo, perché non dà quello che dovrebbe dare e nello stesso tempo non hanno neanche tempo di perdere su quel terreno che non produce quando loro lavorano all'industria, cioè, lasciano a prato per raccogliere fieno, questa roba lì. Questi terreni abbandonati, ma molta terra è abbandonata adesso, per fieno io penso, e pascoli, pio. Sì, possono darlo perché ci sono questi, appunto, questi pecorai, questi Sì. pastori, sono pochi, ma avendo questi terreni colti permettono il pascolo dietro qualche compenso, vero? Sì. Sì. Molte grazie, questo era molto importante perché verifica molto questo, Sì. chiarifica, è una Sì. chiarificazione. Io ho letto la legge, ma nella legge non si vede i problemi sottili. Io pensavo che può essere bene prima, quando il professore Cerase mi ha portato la legge a Roma, che il Parlamento ha fatto in legge non chiaro per dare un po' più di elasticità per risolvere i problemi. Ma io vedo adesso che questo è non la forza della legge, la debolezza della legge. Che la legge non era chiara, i problemi sono Ma io ho aperti. parlato anche con qualche avvocato, me l'ha detto chiaro e tondo, qualche avvocato proprio di Quito ha detto chiaro e tondo, e non è giustizia. Non è giusto. E non è giustizia. Non si E può. non è giusto neanche quel prezzo che hanno messo, quel canone che hanno messo. Alcuni non ne riscattano neanche e mettono un canone. Un proprietario su un pezzo di terra paga di tassa Sì. 10.000 lire e loro danno 5. La tassa è più alta che... E molti di questi proprietari sono piccoli proprietari, non Sì, grandi. sono piccoli proprietari che hanno, non so, mezz'ettaro, qualcuno ancora di meno, un ettaro, un paio di Sì, ettari. e questo va a quelli chi Ma ai contadini. contadini. Questo sì. Senza Praticamente questi piccoli proprietari sono restati niente, sì. E questo va ai contadini, ricevono la terra, ecco. ricevono la terra E i e proprietari niente. niente. Spesso sono piccoli proprietari, non grandi. Spesso sono piccoli, ecco qui la parrocchia, che forse era una delle più grandi, Sì, vero? una volta sì. Una volta sì.
La parrocchia aveva 60 ettari di terra. 60 ettari, questo tutto, Sì. questo 120 acres. Si comincia a lavorare una farma e con 100 ettari, non si può cominciare agricoltura con meccanizzata, Però sì. la parrocchia, perché bisogna dire questo, che sono terreni sassosi, Sì. prima c'era l'olio, l'olivo, Sì. questi terreni sassosi, piante d'olivo che la parrocchia aveva raccolta, vero, nella neve del 56 queste piante furono gelate tutte quante, e la parrocchia non raccoglie più niente. E quindi non ha neanche assistenza dallo Stato, a differenza delle Sì, altre non parrocchie. lo E poi sapevo. questo è un riscatto, il denaro di questi terreni della parrocchia non è che lo prende il parroco, li riceve il notaio, il quale li deve investire in cartelle oppure, come si chiamano? Il parco riceve su quello che è investito il 5% l'anno. Non è molto, è molto piccolo, sì, Niente. niente, niente, niente. Non è molto di terra qui, no? Non lo so. Lei sa una razionale agricoltura pastorale, non sono tecnico, ma io penso in Wyoming, dove ho insegnato una volta, mi hanno detto che si comincia con le pescore con 500 acri. Questo 250 ettari per cominciare. Sì, perché molto Quindi della. per dire che non erano grandi No, non proprietà, erano. non ci No, sono latifondisti, non ci sono. no. Io ho parlato in confronto della parrocchia, in confronto di questi altri piccoli proprietari che ci Sì, sono. non sono No, latifondisti davvero, sì. no. Number 6B, tape number 6B, recorded by Felix Gross in Fulmone, al Mezzadria and al Fitto. What I noticed that the Mezzadria tenant farming moms stava renting, they do not pay anymore in nature, but they begin to pay in money. I mean, the tenant farming still remains, that the tenant farmer pays one third of his crop to the owner and takes two thirds, but the rent comes more and more into use. Here, Signor De Carolis explained questo with his own. Lei ha due pezzi Di terreno, di terreno. però questo pezzo di terreno è a miglioria si intende le piante, invece affittuario si intende il terreno mi dà una quota all'anno. Sì. Per quanto riguarda la migliorazione, che sarebbero le piante, viene diviso a metà. A metà. A metà, sì. Sia il frutto, l'uva, eccetera, Si insomma, chiama altre. affitto. Sì, quello per il terreno. Sì. Quello è un affitto che mi dà tanto all'anno, non so, 15-20 mila lire, secondo la quantità del terreno. Sì. E per quanto riguarda la migliorazione, viene diviso a metà. A La metà. Ecco, migliorazione è divisa a metà. perché sia facciamo conto l'uva, le frutta, altra Oh, io roba. Cioè, vedo, sì. praticamente il signore Giovanni vuol dire che affitta il terreno, cioè nel senso che il contadino può piantarvi del grano A sua oppure volontà, quella che ci vuole il piantare. grano, quello che pianta, il grano, lo prende tutto lui, mentre le piante che già ci sono piantate Sì. vengono spartite, vengono divise, vengono, no? Sì, Vengono sì. divise. Il ricavato, diciamo così, dell'uva, delle piante, quelle che c'è sta, quello è diviso a metà. Ecco, Ah, questo, delle, che sono? Questo si. affitta solamente il terreno, affitta per Sì, mettere del grano oppure del granturco. e se lei affitta un terreno
dove lei ha le uva o le albicocchi o sì, altro. frutta, eccetera. Frutta. Ciliegie, Ciliegi, lei ha, mele, sono alberi fighi. de vuoto, Ecco, sono sì. alberi. Questo è mezzadria o rapitto? No, questa è mezzadria. Mezzadria. Questa sarebbe mezzadria. Soltanto quando è il terreno nudo. Miglioria, anzi, si chiama miglioria. Miglioria, sì. Sì, miglioria. Questo va diviso alla metà perché il colono ha contribuito alle piante, all'acquisto di queste piante. Questo si divide in metà, A no? metà. Non una terza e due terze. No, 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 questo è a metà. Se è miglioria va divisa a metà. Oh, Sì. per quanto riguarda il terreno, va diviso al terzo, due parti al colono e una al padrone, così è. In terreno, nel terreno mette che vuole, sì, Sì, grano, altre ecco. cose. Se fanno a dividere. Sì. Oh, dopo invece, se il proprietario vuole affittare a questo Sì, adesso è contadino, chiaro, sì, molto. A questo contadino, allora ci dà un dando all'anno. Il contadino paga al proprietario del terreno, non so, una quota Sì. secondo la quantità del terreno, ci dà una somma. E allora il contadino può mettere qualsiasi Sì. erbe, ci può mettere grano, grandurco, eccetera, altra roba. Ma così sono le divisioni. Questo è chiaro adesso. Può ripetere questo, Olivetti lo stesso. Oh, per quanto riguarda gli oliveti, è lo stesso, le divisioni vanno fatte in questa maniera. Vanno divise a metà il frutto, le olive con il padrone, il colono, tutto a metà. Meno che il terreno può essere un affitto, si può creare un affitto con il colono. O se no si può anche dividere, ma le divisioni vanno fatte in questa maniera, due parti al colono e una al padrone. Queste sono le Met now on the road, how old are you? cose. How old are me? Yes, 78. 70? 78, 77. 70, 70 years old gentleman. I think he's much older. He might be 10 years older. I've been 10 years already. Please. 10 years I've been there, in America. He was 10 years in Lei era 10 anni a Stati Uniti? How many years were you in the United States? I said 10 years. He was 10 years in the United States. No, 4 years in time, 4 times I go right through. Four times you Four were. times I go New York, go back. Where did you work? Where did you work? I work labor. Cosa, no. Lei costrese con Bari, mi dicono di dire. Where? Lei costrese, mi dicono di dire, contratti, no? Contratti, ma cosa? Cosa? Con ferro o con. Io voglio no. Della no, della mai domani, no? Per i catti, no? Della sciutto, faccio mai roba, faccio mai roba. How much did they pay? Sacchino dei, set time. How much at this time? $7 a day? Yeah, stay time. $7, yes, a day. He worked. What year was it? What? What year? Quell'anno? 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 1922, a Tito Iette, a Tito, go back away. He is now on the street going with his little burro and he makes wine. Yes, you lei fa vino adesso. E qua, Cosa lei fa? mi work, You libro, no, work here? I got grani, You have a land here in I got Fumo. grani, adesso vite, adesso mutighe, no, agnello, adesso vai Grazie con. molto, lei. The re-emigrant, which is sempre, which is often called here spatriato, expatriate, when he doesn't come back, which is negative. When he comes back, he is highly regarded as American Italian. Some of them do not differ at all from the local population. This one looks like any contadino. He goes with his burro.
in his sandals, and he bought a little bit land, probably works on his land. He's not very clear whether he grows wine. He grows for sure grain. That's what I was told, and he says he doesn't remember very much from the United States. At the end, he told me that he worked in Danbury. Finally, he recalled himself to himself that he did work in Danbury. And they went to the United States to make some money, come back here and settle over here. The United States, American culture, civilization didn't leave any trace on him, at least in this short conversation, and externally, and his way of life, as I can observe, with exception of a longing for the United States. Whomever I met from those men, and I met them many, they speak very highly about the United States, and most of them talk to me. In fact, I don't remember anyone who would say to the contrary that they would like to come back to the United States if they could, even immediately. I'm here in the house of the old assessore of Del Monte. Come si chiama la contrada? Pozzomiccio. At the contrada Pozzomiccio. And we shall have a conversation with his old assessor, who is about 60, and we speak about the gods. Sì. Compare, padrino della cresima. Sì, sì. Quando era stato qui hanno voluto avere le strade, l'acqua e l'elettricità. Allora l'elettricità è là. È giunto. Acqua? È giunto. Sì, le strade? Pochettino, pochettino. Se si è accomodato sarebbe meglio, no? Mano a mano. Noi non ci lamentiamo con questo, professore, scusa. Sì, sì, dice. Non ci lamentiamo con questo. L'elettricità abbiamo avuto, ringraziamo. Acqua tutta l'abbiamo avuto, ringraziamo. Però strade, voi avete conoscenza perché avete anche... Sì, strade sono cattive. Questa strada, sì. Le strade. Allora strada è bisogno. Strade. La strada. Io per esempio, non dico personalmente perché non sono tenuto di dire personalmente, io personalmente non ho una bicicletta o una macchina o un somaro, parlando per rispetto, non c'ho niente. Niente ciò. Però me la passo, vive così tranquillamente. Però vedo dalla mia contrada, c'hanno macchine, c'hanno somari, c'hanno biciclette, c'hanno trattori e bestemmiano sempre per la strada. La strada veramente non ce la più. E non voglio osservare anche voi. E dopo la strada, quando strada è finita, cosa lei pensa sarebbe finita? Salute del Dio. Per la casa insomma, non vorresti niente, frigorifero, la televisione. Veramente l'ho comprato tutta ieri e l'ho davetta apposta oggi. Il televisore. Televisore? Lo vorresti comunque. Non so, la lavatrice, tutta questa roba. No, ma con la lavatrice a parte. Non ne bisogna lavatrice. Ma si può fare anche a meno. Si può fare. Date che ho una bambina. La televisione magari dopo ti ce la puoi spiegare bene. Che c'è scuola per di me. Io veramente tutti quegli attrezzi me li hanno portati ieri, 150.000 lire. Ha comprato ieri il frigorifero? L'ho comprato, sì. Ieri. Molto bello il frigorifero. No, ma no, è da ancora come darla perché ho messo lì senza... Aiutare. Senza mettere al posto, senza essere... Infatti domenica appena sono venuto... Stava ripulendo la camera, no? Sì. Stava dando la vernice qui. Dopo la strada tutto è comodo, perché strada, acqua, elettricità, frigorifero, cucina, niente di più. Una macchina, un somaro, un cavallo. No. Non ci tengo. Personalmente di casa non ci tiene. Non ci tiene niente. Tiene soltanto a una televisione. Vorrebbe avere un televisore. Vorrebbe, no, non manco per me perché. Quando per, non per tanto la, per sì. Lui, quando per la per la ragazzina, io la ragazzina non è mia. Spieghici, io l'ho comprata. Perché non è sua, l'adottata. Adottata. Veramente. Questo bello, non aveva famiglia.
He asked what we would like to eat, and we answered God. Signora, scusi, mi ha detto se ammazza un coniglio e lo cuoce, non so, coniglio. Polli, conelli. No, già abbiamo finito. Abbiamo finito così molto. Ma io non per essere così, tu spiegacello, sì, perché sì, io sono un uomo. Io vo del monte, vo stato del monte mi è un padre mio. Del monte mi è fatta conoscere a voi, anche se mi fate conoscere a rispetto dei padini, io siamo tutti familiari. Comunque ha detto lui sarebbe molto contento se... Ma veramente non possiamo avere due cene. Molte grazie, ma caffè con gran piacere. He just said that we are friends of Del Monte, since we are the friends of Del Monte, we are his friends, because Del Monte is his very great friend, perché is della Rocca, il sindaco. Molte grazie, molte grazie. Come pulito bene o... Condanno a comprarla a Roma. E Pati? Pati? Mi sta dicendo la signora, io non ho avuto la famiglia. Comunque già il professore... Sette anni fa... È un Dio da fa, e siamo costretti a mettere completamente. E lei pensa che non è aiuto di governo per questo? Per noi no, per l'agricoltura no, 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 no. Niente fatto? Niente. Ma perché... Niente. Non che lo dico io, lo può dire anche lui, perché lui non è contadino. Perché loro dicono, no, tutti i contadini, non solo lui, tutti i contadini, pensano questo. Io per mettere un quintale di grano devo andarlo a comprare, mi costa 7.000 lire. Sì. Poi un quintale di grano costa 12.000 lire al consorzio. 12.000 lire allora, costa al consorzio. Perché è aumentato anche il grano, no? Al consorzio Frosinone costa 12.000 lire il quintale. La sementa. Sì. Poi bisogna pagare il trattore per la bisogna pagare il trattore che va per la Maggese. Il trattore che va ad arare il terreno. Sì. Bisogna pagare il trattore che va a scozzarlo. Sì, che va a scozzarlo, il trattore che va a seminarlo. Il trattore che va a seminarlo. Poi bisogna pagare coloro che vanno a mietere, bisogna starci appresso per un il trattore che poi che le viene pigliare e portarla all'aia. Insomma, poi, poi la macchina che si paga al 13%, e poi praticamente un quintale poi di andare al molino che si piglia al 12%. Cosa ci portiamo a casa noi? Ma praticamente sì, professore, quando loro ottengono sì, il grano pronto per essere macinato, per trasformarlo in farina, allora il grano ci viene a costare 20.000 lire. Conviene andare alla bottega, al concorso, andiamo là, non lo passiamo oggi, paghiamo un po' la morte, ci mettiamo al corrente e lasciamo perdere l'agricoltura, perché non ce la facciamo più. Cioè, questo il governo lo dovrebbe riconoscere e dovrebbe incontro a noi. Questo lo giudico e lo giudichiamo, no, lo potremmo giudicare tutti, perché noi a Fumone, bensì che siamo pochi abitanti, non abbiamo uscita di un lavoro, niente, niente, una montagna, abbiamo una montagna, nessun governo, soltanto Del Monte si è potuto aprire qualche cosa, ma purtroppo non l'ha potuto fare più di questo che poteva fare. E l'hanno tirato fuori, perché non hanno voluto essere fumonesi. Questo da me stesso lo dico. Caro professore, in questo sistema siamo. He tells us about the extremely difficult conditions of the agriculture, which is never assisted by the government. And it's all on the shoulders of the peasantry. Ma ci mettiamo fuori che per questo no, pigliate là. Perché ho stato un uomo, sì, mi ho fatto sfondo perché ho dato, sì, si manteneva un po', aveva 125-130. He shows me an entirely modern kitchen with running water, with a sink, with a gas stove, with a frigidaire, which he brought on Sunday. He said he paid cash 120,000 lira, which makes $200. This house is very well equipped.